Le brutte abitudini che abbiamo. Sapete, carusi, ci abbiamo tante brutte abitudini che abbiamo, ma che non ce ne accorgiamo. No. Sono così brutte che neanche ce ne accorgiamo malamente. E che con il lungo andarsi, se non si fermano queste brutte abitudini, ci andremo di mezzo noi e gli altri. Ora, ste brutte abitudini sono così gravi? Lo scopriremo in questo video. Oggi vi presenterò 5 abitudini che abbiamo molto probabilmente tutti. La prima è lasciare l'acqua aperta mentre si lavano i denti. Carusi, l'acqua veramente, l'ho pure detto nella seconda parte di Chiedo Cosa a ChatGPT. L'acqua è un bene primario fondamentale, normalmente è una risorsa limitata, quindi sprecarla in questo modo non credo sia conveniente. E molto probabilmente questa cosa non la facciamo neanche a casa nostra perché non la paghiamo noi l'acqua. E fosse solo picchisso. Quindi l'acqua la possiamo benissimo utilizzare quando dobbiamo lavare lo spazzolino o riempire il bicchiere, ma mentre si lavano i denti, che cacchio tiene l'acqua aperta? Brutta abitudine numero 2. Lasciare il trasformatore del telefono a vuoto. Carusi, ora devo dire la mia. Io sono elettricista, veniamo a parte. Non avete idea di quanto danno possa fare questo trasformatore a vuoto. Carusi, io sono elettricista e mi giro tutti i case e ne vedo di tutto e di più. Soprattutto quando ci sono bambini a casa e caricano il loro telefono slash tablet, staccano quello USB-C e lasciano quella maledetta spina attaccata. Molti non sanno che il trasformatore gira sempre, quindi lui lavora sempre, ma a vuoto. E quindi consuma corrente elettrica, quindi i vostri genitori vi ammazzano direttamente. E poi è inutile, perché quella presa potreste utilizzarla in altre opzioni. E tre, potrebbe provocare surriscaldamenti indesiderati. Quindi carosi, cerchiamo metà ghialla e attacchiamo un trasformatore solo quando abbiamo bisogno. Una volta mi è capitato, vi lascio la foto, ma potrebbe urtare la vostra sensibilità, che c'era una ciabatta china di trasformature a vuoto. E questa famiglia era partita in vacanza. I bullette cari. Suo Caruso, che hai bollette sue stelle. Se non mi ha 8.000 euro di bollette, ci ho trovato. Sicuro, 8.000 euro. Ma va a cagare. Terza brutta abitudine: tenere il phon o fono vicino alla testa. Il phon, a parte che fa un rumore bello forte perché consuma tanti watt, sapete, questi decibel alti non fanno tanto bene all'orecchio. E tenere il phon vicino all'orecchio per tanto tempo può provocare quell'effetto acufene. Non sapete cos'è l'effetto acufene? È il che sentiamo o quando c'è un bel botto tipo fuoco d'artificio, o se non è nettata una granata stordente a uso Rainbow Six Siege. Comunque, a parte gli scherzi, non fa tanto bene. E poi il danno del fono è il calore, perché lavorando ad alti watt, quel calore può provocare secchezza alla pelle. Quarta brutta abitudine che abbiamo. Sembrava John Cena. Lavare i denti subito dopo aver mangiato. Carusi, lo fanno tutti, ed è la cosa più sbagliata che si possa fare. I dentisti consigliano dai 30 minuti in su, perché la cosa è semplice: quando tu mangi e mastichi per tanto tempo, il risultato è uno smalto dentale molto sensibile. Quindi questo smalto dentale diventa molto sensibile subito dopo aver mangiato. E se si lavano i denti e quindi si strofina forte lo smalto dentale, si accapa lo smalto dentale, carosi, direttamente. E quindi potrete avere grossi problemi di denti durante il corso della vostra vita. L'ultimo, ma non importante, in realtà è importantissimo: bere poca acqua anche se non si ha sete. Carusi, quante cristiane vedo che stanno ore, veramente ore, decine di ore tutto il giorno, che non bevono, o se bevono solo il vino a pranzo. Carusi, disidratazione e stidde. O funno. Cioè, perché il vino disidrata fino a un certo punto, caro. E l'acqua, neanche quella frizzante, è l'acqua naturale quella che disidrata. E soprattutto quella fresca. E c'è tutto, i miei colleghi di lavoro ci dico: evviva Duoco! No, non c'hai sete, non hai sete. Ma tu non hai capito che il tuo corpo è formato da 70% di acqua. Caruso, 70%, no? 10, 20, 70. Ah, faccio! Quindi se non beviamo stacco, una pigliamo e cominciamo a perdere liquidi e cominciamo ad avere problemi di prostata. Vabbè, comunque, cara prostata, vabbè, la prostata dice a 60-70 anni. E ma tu puoi cominciare a curare da ora. Ok, sembrerò una Karen, cioè in questo video sembra una Karen, ok? Ma comunque sono dei consigli per migliorare la vostra vita. Li volete fare? Buono, se non li volete fare, va bene da fare. Io cerco di rispettarli normalmente, perché capisco che se una cosa non la faccio, a parte mi resta una coscienza. E poi perché comunque so che dopo aver visto un risultato scientifico che ti dice che se tu continui a fare la stessa cosa per anni si può ritorcere contro nella tua vita, decisi di cominciarla a fare da ora. Molti dicono che siamo ancora in tempo.